Palio, le novità del protocollo equino, 3 anni di sospensione per il cavallo iscritto e non presentato alla tratta. Politica verso le amministrative, ufficiale il centrodestra appoggia la candidatura di Montomoli. Chigiana, Micat in vertice numero 100, torna il baritono di fama mondiale Gern. Per lo sport, Coppa del Mondo Paralimpica di scherma, Matteo Betti trionfa a Washington. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG 91. È terminato pochi minuti fa a Palazzo Pubblico un incontro tra il sindaco De Mossi e i proprietari di cavalli per discutere di alcune importanti modifiche al protocollo equino. Per noi è collegata da lì Veronica Costa. Veronica, a te la linea, raccontaci quelle che sono le novità. Sì Matteo, ci troviamo a Palazzo Pubblico dove si è conclusa la riunione tra il sindaco Luigi De Mossi e i proprietari dei cavalli da Palio, una riunione che era stata programmata proprio per questa sera per parlare del protocollo. Il sindaco ha infatti illustrato le modifiche del protocollo e appunto ne ha parlato con i proprietari che si sono detti soddisfatti di quanto illustrato proprio dal sindaco De Mossi. Sentiamo le interviste. Sensazione positiva su quello che è stato detto dal sindaco e dall'ufficio Palio. E c'è alcune novità relative ai 3 veterinari di contrada, le 10 prove di addestramento e, chiamiamolo così, questa visita fiscale nell'eventualità che un cavallo non venga presentato. Noi quello che abbiamo chiesto in tutto quello che è stato presentato nel protocollo è di avere un occhio sulle piste, perché siano rese al meglio, perché tutto quello che stanno facendo poi possa essere messo in pratica per la sicurezza dei nostri cavalli, di tutti i cavalli che poi vengono portati al palio. Per quanto riguarda invece la mancata presentazione, ci sarà una sospensione? Ci sarà una sospensione, mi pare, di un anno, poi 2 anni, e sempre relativa a una visita fiscale per eventuali problemi fisici del cavallo. E proprio prima di incontrare i proprietari, il sindaco ha riunito anche i 17 capitani per illustrare appunto queste modifiche. Anche i capitani, una volta conclusa la riunione, appunto hanno parlato di queste modifiche illustrate dal sindaco, tutti d'accordo sulle modifiche che adesso ovviamente dovranno andare in giunta. Sentiamo quello che ci ha detto il decano dei capitani, Marco Antonio Lorenzini. Ma allora, io grosse novità non ce ne ha dette, se non che un meccanismo, se ho capito bene, di sospensione di cavalli eventualmente iscritti al protocollo e poi non presentati di 2 anni successivamente all'anno in corso. Quindi nel caso in cui un cavallo iscritto al protocollo per qualsiasi motivo non giustificato ovviamente non dovesse essere presentato, siamo nel 2023, 2024 e 2025 di sospensione. Capitani, d'accordo? No, non abbiamo avuto nulla da osservare. Adesso cambiamo argomento e parliamo di politica. Dopo giorni di rumors, oggi l'ufficialità. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia appoggeranno la candidatura di Emanuele Montomoli per le amministrative a Siena. Ce ne parla Cristian Lamorte. Tanto tuonò che piove e il centrodestra ha scelto di appoggiare alle prossime amministrative di Siena il candidato civico Emanuele Montomoli. Nei giorni scorsi il diktat da Roma a rimanere compatti e dalla capitale si è alzata anche la fumata bianca dopo l'incontro tra i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Fabrizio Rossi, Lega Mario Lolini e Forza Italia Massimo Mallegni. Tutti e tre, sentiti anche responsabili provinciali dei partiti, hanno deciso di puntare sull'imprenditore del settore biomedicale e professore universitario. C'è stata una convergenza totale sul nome di Montomoli, sostengono i coordinatori regionali Rossi, Mallegni e Lolini, che rappresenta la figura giusta per permettere al centrodestra di vincere nuovamente le elezioni amministrative a Siena. Montomoli è persona stimata e conosciuta, inserita perfettamente nel tessuto sociale cittadino, oltre che un imprenditore di successo. Siamo convinti, concludono, che la sua visione manageriale all'insegna dell'innovazione assicuri anche in ambito politico forza propulsiva per il buon governo di Siena.
Montomoli aveva lanciato la propria candidatura il 5 settembre, prima delle elezioni politiche, con il chiaro intento di lanciare un messaggio cristallino alle forze di centrodestra. Dopo 4 mesi e mezzo, dopo settimane di incontri, sondaggi su papabili candidati, rifiuti e la definitiva frattura con le forze civiche che hanno sostenuto l'attuale sindaco De Mossi, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno scelto. Sosterranno Montomoli nella corsa a Palazzo Pubblico. Giorgio Pernici alla guida del microcredito di Solidarietà. Il nuovo presidente succede all'ex prefetto Stelo. Simona Sassetti. Il problema che mi trovo a dover affrontare è quello relativo alla forma societaria SPA attuale, che non è confacente con il volere dell'autorità di vigilanza. Questa attuale forma societaria prevede la prevalenza dei finanziamenti alle imprese, piccole imprese, mentre il microcredito la prevalenza è verso privati. È il primo problema che ho trovato, è l'unico, il più importante, perché è una società sana. La mia intenzione è di continuare ciò che è stato fatto, di sviluppare il numero degli enti che ci danno i fondi, i plafond sul quale noi andiamo ad erogare. Idee chiare, quelle del nuovo presidente del microcredito di Solidarietà, rifondare l'azienda e aiutare il maggior numero possibile di persone, aumentando il più possibile il numero di associazioni con cui collaborare attraverso i centri d'ascolto. Pernici, già direttore generale di Banca MPS Capital Service, MPS Leasing e Factoring, succede all'ex prefetto Vittorio Stelo. Il nuovo direttore, invece, al posto di Pierluigi Millozzi, andato in pensione, è Camillo Latto, fondata a Siena nel 2006. Microcredito di Solidarietà opera per contrastare la povertà e il disagio sociale, favorendo l'accesso al credito di soggetti che non sono in grado di presentare tutti i requisiti richiesti solitamente da tradizionali canali bancari. Un mondo bello, perché aiutare tante persone. Il microcredito in questi anni ha aiutato migliaia di famiglie. Direi che forse dal punto di vista di conoscenza pubblica, di pubblicità, forse è stato, viene considerato un po' sottotono. E io ci tengo invece a far sapere agli enti, a tanti comuni che ancora non aderiscono, eccetera, che noi possiamo veramente essere di supporto a loro concittadini che magari sono stati un po' meno fortunati rispetto ad altri. Cambiamo argomento, non si ferma l'ondata di medici a gettone negli ospedali. Il presidente nazionale di Sanicop e presidente della cooperativa senese Medici 2000, Maurizio Pozzi, evidenzia i rischi per i pazienti e come questi rappresentano un sistema tutto da riformare, perché le cooperative con i medici a gettone non possono sostituirsi al Servizio Sanitario Nazionale. Simona Sassetti. Fanno di base 12 ore, lavorano di notte e nei festivi, ma non essendo controllati da nessuno, possono anche lavorare per 24 o più ore di seguito, senza osservare le ore di riposo. Sono per lo più giovani medici neolaureati, senza alcuna esperienza e talvolta nemmeno una specializzazione, ma anche pensionati e liberi professionisti. Sono i medici a gettone. Il presidente di Sanicop, Maurizio Pozzi, esprime la sua netta presa di posizione, affermando che le vere cooperative mediche sono contro i medici a gettone, che testimoniano solo le debolezze dell'organizzazione sanitaria. Il sistema sanitario nazionale è in difficoltà, questo non c'è dubbio, e c'ha delle carenze in alcuni luoghi, gli mancano medici al pronto soccorso, gli mancano medici nei reparti, gli mancano alcuni specialisti. Utilizzano tutti gli strumenti per poter ricorrere a questi escamotage, che però non risolvono il problema. Noi siamo sempre, se vogliamo sottolineare un aspetto, noi siamo cooperative che forniamo servizi e vogliamo sviluppare la relazione. Con la nostra attività sviluppiamo la relazione tra cooperativa e medici, e i medici con i loro pazienti. Questi sono strumenti, società, non so nemmeno come definirle, usano arbitrariamente il nome di cooperative, che di cooperazione e di spirito di cooperazione ne hanno ben poco, esclusivamente per fare prestazioni pagate sonoramente. Vabbè, c'è la responsabilità anche chi li appalta a questo con costi così alti, utilizzando un meccanismo: siccome ci sono i blocchi delle assunzioni, allora ricorrono a prestazioni extra che non rientrano nelle spese per personale, ma rientrano in altre spese di bilancio dell'azienda e pertanto gli sono consentite.
Io credo che dovrà essere corretta rapidamente questa cosa, anche perché sono risorse sottratte e spese in malo modo per garantire servizi sanitari, quando dovrebbero essere risparmiate almeno una parte e destinate a servizi di cui c'è necessità. Non siamo le cooperative dei gettonisti e non lo vogliamo essere, anzi riteniamo di avere una lesione della nostra immagine e del nostro operato da certo modo di operare. Adesso torniamo a parlare del tema del trasporto dei soggetti fragili, tema sicuramente molto molto importante. Ecco come richiedere i voucher gratuiti all'ASL Toscana Sud-Est nel servizio di Simona Sassetti. I trasporti rappresentano anche per il pronto soccorso, soprattutto per il pronto soccorso di missione, una voce importante nell'attività quotidiana. Ed in questo modo riusciamo a tracciare in maniera corretta la nostra operatività per quel che riguarda i trasferimenti e le missioni. Un aiuto pensato e rivolto a chi soffre una condizione economica e sociale di fragilità, per le persone ad esempio che vivono da sole o con un disabile o un altro anziano oltre 75 anni, per chi ha parenti ma che risiedono fino al terzo grado ad almeno 50 km di distanza, per le persone con gravi problemi di salute o ancora semplicemente impossibilitata ad usare l'auto propria o servizi di trasporto pubblico locale. È ancora in fase sperimentale, ma dal 15 gennaio è possibile richiedere i voucher per il trasporto di persone con fragilità socio-economica. Una novità importante per garantire l'accesso alle cure erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Chiesta alla centrale operativa di 118 per il trasporto e la dimissione, quindi di persone dal pronto soccorso, ora praticamente c'è una ricetta dematerializzata che bisogna fare su Sire 3, e che praticamente tramite questa poi viene generato un codice il quale praticamente permette l'arrivo dell'ambulanza in pronto soccorso. Abbiamo iniziato ad utilizzare in maniera costante, devo dire anche con buoni risultati, almeno al momento, perché non abbiamo riscontrato problematiche, l'utilizzo della ricetta e della richiesta dematerializzata, che consiste da parte del medico di pronto soccorso di individuare il paziente che deve essere rimesso con ambulanza, quindi con tutti i criteri legati all'ambulanza e all'utilizzo dell'ambulanza e alla richiesta dell'ambulanza, e questa richiesta che viene fatta su un sistema che si chiama Sire 3 e che produce un numero, quindi una richiesta dematerializzata, un numero che noi utilizziamo poi per EmmaWeb, un'altra piattaforma che viene utilizzata nella nostra azienda, come invio alla centrale operativa per richiedere l'ambulanza del porta. Cambiamo argomento. Il baritono Matthias Gern, tra i più acclamati interpreti a livello mondiale del repertorio liederistico, fra i protagonisti con il suo recital il 20 gennaio alla MICAT in Vertice numero 100. Simona Sassetti. Venerdì prossimo 20 di gennaio il grande Matthias Gern, il più importante baritono interprete di leader del mondo, cioè il più grande leaderista del mondo, e poi il 27 il bellissimo ritorno del quartetto Jerusalem, uno dei più importanti di oggi. Proseguono gli appuntamenti della MICAT in Vertice numero 100 con due appuntamenti imperdibili, e le ha ricordati lo stesso direttore artistico Nicola Sani. Il 20 gennaio farà tappa assieme al baritono Matthias Gern, poi il quartetto Gerusalemme il 27 gennaio. L'Accademia Chigiana raggiunge con la stagione 2022-2023 lo straordinario traguardo delle 100 edizioni. Fino al 12 maggio la stagione concertistica prevede tanti appuntamenti con una sequenza di straordinari solisti di fama mondiale, grandi orchestre, prestigiosi ensemble, giovani talenti e nuove proposte che annodano i fili del presente musicale con quelli di un glorioso passato. Dopo il successo per la prima del 2023 con il grande violinista americano vincitore di un Grammy Award Jill Shaham, ancora due straordinari talenti. Matthias Gern il 20 e il 27 il Gerusalem, che fanno ripartire il 2023, fanno partire anzi il 2023 con il vento in poppa e con il motore rombante. Tutto è pronto a Buti per il primo palio dell'anno. Molti gli eventi in programma in questi giorni, come ha spiegato ai nostri microfoni il sindaco Arianna Buti. Per il palio, che si correrà domenica, sono attesi, come di consueto, anche molti senesi. Veronica Costa.
il primo palio dell'anno è pronto a tornare. Come di consueto, Buti apre la stagione con il palio che si correrà questa domenica alle 14.30. Nella prima batteria, come determinato dal sorteggio, ci saranno la Croce con Alessandro Fiori, San Rocco con Gianluca Di Leo e San Nicolao con Silvano Mulas. Nella seconda, San Francesco con Gavino Sanna, Pievania con Antonio Siri e Ascensione con Michel Puzzu. La terza vedrà San Michele con Alessio Migheli e le seconde classificate delle prime due corse. Nel primo palio dell'anno, Buti fervono i preparativi. È un mese, il mese di gennaio, dove nel resto d'Italia, ma non solo, nel mondo finiscono le feste e a Buti invece ripartono. Sono infatti ripartite quest'anno dopo la pausa Covid e l'anno passato, dopo aver fatto nell'edizione 2021, aver posticipato la manifestazione ad aprile, ritorna con la consueta data della terza domenica di gennaio. Quindi il palio di Sant'Antonio Abate, come sapete, il santo viene glorificato il 17 di gennaio di ogni anno e il palio viene fatto la domenica successiva. Molti gli eventi in programma in questi giorni a Buti: sabato poi la presentazione dei fantini e del mossiere e domenica la sfilata storica ed il palio. Le iniziative questa settimana sono tante, sono partite sabato scorso con la cena itinerante che ha visto più di 4.000 persone riversarsi per il territorio di Buti ed assaggiare quelli che sono i nostri piatti tipici. È continuata con l'estrazione delle batterie e la messa solenne con la riconsegna del santo, e questa settimana ci sono le varie iniziative in ogni contrada, le messe in ogni contrada e il rinfresco, fino a arrivare poi a sabato con la presentazione della corsa, sempre nella piazza principale, e domenica mattina la sfilata, e poi alle 2 del pomeriggio inizia la corsa dei cavalli. Noi ci spostiamo in Valdelsa, a Colle Valdelsa. È importante sostenere la cultura dei libri. Per questo motivo, grazie all'amministrazione comunale, l'Istituto Antonio Salvetti avrà il suo sportello presso la Biblioteca Braccagni, con la presenza degli studenti. Ce ne parla Simone Demian Turi. Ti consiglio un libro? È un progetto al quale sia l'amministrazione comunale sia la scuola media, Istituto Comprensivo Antonio Salvetti, credono molto per diffondere la cultura dei libri tra i giovani, anche ai tempi del web e dei social. Le ragazze e i ragazzi delle scuole medie di Colle dalla prossima settimana avranno uno sportello presso la biblioteca comunale Braccagni. Questo progetto nasce a scuola e verrà coltivato e curato a scuola, e saranno i ragazzi stessi che prepareranno le presentazioni dei libri partendo dalle loro passioni, dai libri che più hanno amato, ma la cosa importante è che poi si concretizzerà fuori dalla scuola e sarà proprio in biblioteca, e saranno loro stessi che organizzeranno quello sportello di lettura che proporranno mensilmente ai loro coetanei. A scuola prepareranno le schede dei libri, le suddivisioni dei generi e anche si alleneranno a creare delle presentazioni che siano accattivanti, perché l'obiettivo è quello di coinvolgere sempre più loro coetanei in questa passione della lettura, e poi a gruppetti si saranno presenti nei locali della biblioteca e accoglieranno tutti i coetanei che vorranno avere da loro dei consigli, ma non solo i coetanei, magari anche adulti che hanno bisogno di consigli per poi aiutare altri giovani lettori. Adesso a Poggi Bonsi il Ministero delle Politiche Giovanili ha pubblicato il bando per la selezione dei giovani da impiegare nel servizio civile. La pubblica assistenza di Poggi Bonsi offre 6 posizioni per il trasporto ordinario e per quello di emergenza. Svolgere il servizio civile universale alla pubblica assistenza è una scelta consapevole. Il bando è stato pubblicato dal Ministero delle Politiche Giovanili e c'è tempo fino al 10 febbraio. A Poggi Bonsi sono disponibili 6 posti con una retribuzione mensile di 444 euro con 25 ore settimanali. Dopo i corsi di formazione
ci sarà la possibilità di aiutare nelle ambulanze, sia nel trasporto ordinario, sia in quello di emergenza. È una scelta consapevole perché l'impegno svolto è un servizio prestato alla cittadinanza. Qui alla pubblica assistenza di Poggi Bonsi abbiamo 6 posti per il servizio civico universale nel nostro ambito, appunto, noi ci occupiamo di sociosanitario, appunto, trasporto e assistenza di anziani e fragili, sia in ambito ordinario che d'emergenza. E i giovani che decideranno, sono interessati a partecipare a questo bando qui con noi, andando insieme a noi attivi tutti i giorni sul campo, ci aiuteranno a svolgere le attività prima dette, quale appunto trasporto, assistenza, semplicemente anche di un anziano che deve andare a fare una visita, una terapia all'ospedale, oppure anche tutta l'attività un po' più dinamica, adrenalinica, con l'ambulanza da parte di 118. Consiglio ai ragazzi che hanno mai avuto qualche ambizione o hanno fatto qualche pensiero a volontariato sociosanitario, oppure comunque cercare in qualche modo un desiderio di aiuto al prossimo, di pensarci e anche di valutare a fare servizio civile con noi. Restando sul tema del servizio civile, il volontario Alessio Funaioli ha voluto raccontare la sua esperienza a disposizione della comunità. Dopo una tesi sui Vigili del Fuoco, il suo sogno è quello di lavorare aiutando gli altri. Simone Demianturi. Alessio Funaioli da tempo presta servizio alla pubblica assistenza, un'esperienza che lo ha arricchito. Il suo impegno civile non fa parte soltanto del tempo libero, ma anche degli studi. Infatti, si è laureato con una tesi, Pompieri e Vigili del Fuoco in Valdelsa, dalle origini ai giorni nostri. Un esempio virtuoso e al servizio della comunità, quello di Alessio Funaioli. Di fatto, il suo sogno nel cassetto è quello di trovare un lavoro dove può dare una mano a chi ha bisogno. L'esperienza di servizio civile maturata appunto qua in associazione è durata 12 mesi. Questi 12 mesi ho svolto attività di centralino, attività nei servizi ordinari in cui portavamo a visita persone bisognose, attività di emergenza 118 sul territorio valdelsano. È stata un'esperienza che senz'altro mi ha arricchito da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista umano. Ti fa crescere, ti inizi a relazionarti, approcciarti comunque a un lavoro e quindi all'età adulta. Un'esperienza che comunque rimane dentro, anche perché ti relazioni e ti confronti con le realtà di tutti i giorni. Ho fatto una tesi di laurea sui Vigili del Fuoco in Pompieri e Vigili del Fuoco in Valdelsa. Con le Valdelsa i Vigili del Fuoco, o meglio Pompieri, nascono sotto le pubbliche assistenze, quindi diciamo che c'è questo legame tra i due enti, tra questi due enti, e quindi anche questo legame che si crea nella socialità, nell'aiutare i bisognosi e quindi nelle attività sul territorio. C'è soddisfazione a Pienza per la notizia attesa che è arrivata in questi giorni. Il gioco del cacio al fuso ha ricevuto il meritato riconoscimento come buona pratica UNESCO. Sentiamo. Un riconoscimento importante per il gioco del cacio al fuso di Pienza, che nel corso dell'ultimo festival Toccati è stato insignito del prestigioso riconoscimento UNESCO come patrimonio culturale e materiale. C'è stato il riconoscimento come bene materiale nelle settimane scorse della rete Toccati, che è praticamente il festival dei giochi antichi che si svolge a Verona, al quale partecipa la manifestazione dei giochi antichi AGA, e, diciamo, con una preparazione che si è svolta da vari anni. Io ho partecipato nel 2020 a una prima giornata di lavoro a Palazzo Ducale a Venezia, dove si sono riuniti, diciamo, tutti i rappresentanti delle comunità dei giochi storici italiani. Abbiamo stretto, diciamo, amicizia tra le varie realtà locali italiane, le varie tradizioni e giochi antichi che fanno parte di questa rete. Fortunatamente ringrazio appunto anche l'antropologa, la dottoressa Valentina Zingari, che ha curato questa candidatura, è andata a buon fine, quindi ci vediamo come gioco del cacio al fuso che fa parte della comunità del Toccati, questo riconoscimento come bene materiale UNESCO, che speriamo serva non solo a tramandare la cultura, insomma, di giochi antichi e tradizionali italiani, che sono un po' forse messi in pericolo rispetto alle nuove tecnologie moderne, ai nuovi passatempi, che aiuti anche la diffusione tra le nuove generazioni.
Apriamo la nostra pagina sportiva. Matteo Betti trionfa anche con la nazionale nella Coppa del Mondo Paralimpica. Dopo il successo nella prova individuale, il fiorettista senese fa il bis a Washington nella prova a squadre. Veronica Costa. Successo per il senese Matteo Betti nella Coppa del Mondo Paralimpica di Washington. Dopo la vittoria individuale nel fioretto maschile contro Emanuele Lambertini, è arrivato ieri anche un altro oro con la squadra italiana. Un importante obiettivo raggiunto per il quartetto del fioretto maschile, composto da Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa. Sto tornando da casa letteralmente perché sono ancora all'aeroporto di Francoforte mentre parliamo. Sì, il 2023 è l'anno che ci porterà poi alla Paralimpiade di Parigi, e cominciarlo con una vittoria è veramente veramente importante. Oltretutto mancava da 11 anni di salire sul gradino più alto in una gara di coppa, e è una gara con tanti atleti titolati che tenteranno la qualifica, ma devo dire che ieri è andato tutto veramente bene. Siamo preparati molto bene, molto bene. Abbiamo fatto degli allenamenti con la nazionale anche durante le feste natalizie. Eravamo in raduno fin dal 2 gennaio. Ormai diciamo che abbiamo trovato una routine di allenamento e di avvicinamento alla gara che sembra funzionare molto bene. Non finiscono però qui gli obiettivi del campione senese, che pensa già alle prossime gare ed anche al suo futuro nel mondo dello sport. E sicuramente proseguire la qualifica, la prossima tappa sarà quella italiana. Tiriamo in casa a Pisa. Sarà sicuramente una tappa complicata perché rientreranno gli atleti cinesi e finora si sono un po' nascosti. Sicuramente al di là dello sport ho intrapreso questo percorso, diciamo, chiamiamolo, di politica sportiva, essendo nel Consiglio Nazionale del Comitato Paralimpico. È un percorso del quale sto imparando tanto e che mi auguro di poter proseguire anche nel futuro. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e come ogni mercoledì a Daniele Magrini alle 21.30 e il suo viaggio nella bellezza. Alle 23.30 circa la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.